Sto per fare il tampone. La causa di tutto ciò è che sono da qualche giorno un po' ammalato con un po' di raffreddore, allora ho deciso di far comprare questo a mia mamma. Ecco qua. C'è una provetta, un siero, il tampone, le istruzioni e il certificato, non so in che lingua sia scritto, forse coreano. Ho sinceramente ansia, ma leggo le istruzioni e vi dico. I passi sono chiari, c'è scritto che questa provettina deve essere inserita in questo foro e che io adesso devo prendere il tampone, mettermelo nella narice, girare un paio di volte, poi mettere il tampone in questa provettina qua con un liquido dentro e aspettare per un quarto d'ora. Ho davvero paura di iniziare e ho deciso intanto di comunque disinfettarmi le mani, perché magari metti che mi sono lavato le mani, però magari c'è qualcosa sulle mani, ho detto boh. Ok, per fortuna la mucchina profuma di qualcosa e non come quello della mia scuola che puzza tantissimo anche. Direi di iniziare. È stato più pesante del previsto. E tra un quarto d'ora dovrò mettere questo siero in questo, non so come, di test antigenico c'è scritto, e saprò il risultato. Ovviamente mi sono sbagliato, non deve stare qui un quarto d'ora, cioè magari sì, però in realtà devo far sì che tutto quello che ho tamponato venga rilasciato qua e anche in poco tempo, e poi trasferire questo in questo e dentro questo per un quarto d'ora. Mi sono sbagliato. Bene ragazzi, mi sono disinfettato le mani. Bisogna mettere 4 gocce di questo qui dentro. Ho messo le goccine nel test e tra un quarto d'ora saprò il risultato e lo saprete anche voi, tranquilli.